Ciao a tutti da Davide E Matteo di Audio Costruzioni. e allora Filippo, che è il cameraman, ci ha praticamente fatto un video da mettere su Facebook per la differenza tra pre e finale, no? Quindi abbiamo deciso di parlarne anche su YouTube in modo che rimanga per tutti, ecco, in maniera un pochino più, diciamo, Completa. completa. Il dilemma è: cosa scelgo, pre e finale o integrato? Noi riprendiamo un po' quello che avevamo detto prima, no? Che Matteo era partito con un prefinale. Che è esattamente questo modello qua, il Marantz, la serie Esotec, l'SC6, il Pre e l'SM8. Non avevamo la accoppiata perché l'SC8 costa una barca di soldi, costa tipo 1200 euro solo il Pre. Allora abbiamo deciso di fare questa accoppiata, che tra l'altro ha anche sistemato Filippo, gli ha dato una nuova pitturata, insomma è diventato molto più bellino da quando non l'ho più usato io, che mi ha detto che l'avevo rovinato, però va Va bene. bene, Comunque, ok. e a sono cambia ho cambiato da questo pre-finale ad un integrato. L'ho preso solo in prova in questo mese di coronavirus. Ho preso il Master Sound, il 230, quello con le KT88. Avevo voglia di un suono più caldo, più avvolgente, meno pulito e meno preciso rispetto al transistor, che comunque il Marantz è già un bel suono colorato, ma volevo qualcosa ancora di più colorato. Allora ho preso una valvola. Ho quindi cambiato con un integrato e ho fatto quindi questo passaggio. Non è che mi piaceva di più uno e nell'altro perché era un pre-finale, perché era un integrato, mi sono piaciuti molto tutti e due. Adesso mi piace di più l'integrato perché c'ho la valvola, c'ho la KT88 che per me suona da Dio, ma mi piaceva benissimo anche appunto il Marantz. L'unica cosa è la posizione, nel senso che io non ho tanto spazio nella mia camera, quindi l'integrato ci sta proprio benissimo in mezzo alla scrivania, in mezzo al mio mobile. Invece il pre-finale dovevo metterli uno sopra l'altro, c'era molto calore, non faceva bene né alle meccaniche né alle ottiche dei lettori CD che c'erano sopra, né alle cocktail audio. Insomma, con l'integrato sono andato molto meglio come Come spazio. disposizione. Allora, praticamente il pro dei prefinali, perché c'è un pro, no? È che suonano leggermente meglio. Hanno due trasformatori, no? Quindi, come spiegavo anche prima, quando noi andiamo a succhiare corrente, ad attingere corrente dal trasformatore, no? Soprattutto quando c'è il colpo di basso che ha bisogno di energia, avendo come negli integrati lo stesso trasformatore, gli andiamo a togliere un pochino di corrente, quindi suonerà un pochino peggio. Mentre quando abbiamo un pre-finale, abbiamo diciamo, circuiti completamente separati, due trasformatori, due sezioni di alimentazione ben Due differenziate, cavi di alimentazione separate. anche due cavi di alimentazione che fa anche quello, bravo Teo, e quindi abbiamo una maggiore qualità. Però, come diceva Teo, gli integrati ultimamente stanno andando a ruba, diciamo, piacciono perché gli appartamenti sono sempre più piccoli, le stanze sono sempre più Poi si piccole. riescono anche a ridurre sia le dimensioni sia i costi rispetto a un pre-finale, che servono due telai separati, due alimentazioni separate, insomma Insomma, si riesce a esatto. risparmiare un pochino mantenendo comunque una buona qualità sonora, diciamo. Uno, tra l'altro, questo me l'ha fatto capire Teo, il discorso: uno compra un finale, E diciamo, di ti vantaggio. rimane per tutta la vita il Uno finale. compra un bel finale. Compra questo qua dell'Advance dell'XA160, che è un finale per me incredibile e non ha problemi di che va fuori, diciamo, fuori produzione, e il DAC non c'ha problemi, non c'ha niente, gli ingressi sono sempre RCA, fino a che moriremo ci saranno gli ingressi RCA, quindi non c'è problema. Esatto, e uno riesce magari a diciamo tenersi aggiornato con il pre, sostituendo il pre con tutte le nuove, diciamo, C'è il DAC, cose, questo qui, mica DAC. l'XP500 ha il DAC aggiornato a 32 bit, c'ha il Bluetooth, ha l'ingresso ottico, l'ingresso coassiale, ha ingresso fono MMMC, insomma questo pre è completissimo. Magari uno ha un pre un pochino più vecchiotto, quindi sostituisce semplicemente il pre e si aggiorna alle nuove codifiche. Non so, c'è un signore che in questi giorni ci ha comprato il nuovo pre della Rode, l'RC1572, di cui faremo a breve anche di questa recensione. Mi ha detto: voglio cambiare il pre e voglio avere delle nuove codifiche DAC, voglio attaccarlo a Sky, voglio attaccarlo alla TV, voglio avere musica liquida. Allora, invece che comprare un DAC esterno, invece che comprare un computer, quelle robe, ha semplicemente comprato il pre nuovo, visto che doveva già aggiornarlo, e semplicemente si è già aggiornato tutto l'impianto con i nuovi sistemi, le nuove codifiche.
cosa che con un integrato ovviamente non si può fare. Bisogna prenderlo, venderlo e prendere quello nuovo con le nuove codifiche, cambiando quindi sia il pre, sia il finale, sia tutto, insomma. Insomma, è un dilemma È un dilemma. cosa scegliere. Ecco, ve la lasciamo a voi questa ardua, diciamo, A decisione. te cosa ti piace di più? Perché bisogna anche dirlo. A me piace di più prefinale, Ti perché piace. vedete i miei SAE sotto, io smanetto bene con tutti i finali SAE, tutti i pre, qua ce ne sono due o tre, insomma, a me piace smanettare con i prefinali. Non capito. Io al momento sono per l'integrato, però non lo so, il prefinale secondo me tornerà in camera, quindi prima o Intanto poi mi piacerà di più anche il pre e il finale, dai. facciamo anche un pochino di videovendita finché ci saranno. Questo Luxman qua lo trovate sempre sul sito a 2.400 euro. Purtroppo è un 100 volt, ma c'è anche il suo trasformatore, bellissimo, tenuto da Dio. Mentre per quanto riguarda il prefinale dell'Advance sono nuovi. Esatto, vendiamo il pre a 1050 euro, il finale a 1060 euro, va bene, 1050 euro tutte e due, la accoppiata venduta e spedita 2050 euro, prodotti nuovi con 2 anni di garanzia MP Italia. Noi Molto bene, se avete bisogno di qualsiasi altra cosa, siamo qua, se volete una base c'è Filippo per il vostro giradischi e per il resto siamo qua. Ciao a tutti! www.audiocostruzioni.com.